Ma buongiorno con la camicia. Buongiorno, sì, oggi è giornata seria, eh? Oggi è veramente giornata seria. Che ore sono adesso? Le 2:20, amore, abbiamo già È tardissimo. mangiato, abbiamo fatto di tutto e È di più. tardissimo. E noi di solito iniziamo il vlog la mattina presto, quasi appena sveglia. E oggi invece ci siamo presi questa mezza giornata per fare un po' tutte le cose che dovevamo fare. Ho pulito un po' la casa, ci siamo sentiti con i nostri contatti qua, perché Andrea ha un collega. Vi dico queste cose perché tante di voi ci chiedono appunto come avete fatto, come farete, no? Andrea, questo amico barra collega che si chiama Shelton, ma ne avevamo parlato Shelton, in un vlog di lui. sì, mi sa di sì. Americano, lui è newyorkese a dire il Sì. vero, però ci ha dato un po' tutti i contatti per Dai quanto consigli, riguarda, mi dà una mano un esatto. po' su come muovermi e tutto Esatto, quanto. dove andare, dove non andare. Ogni volta che io mi presento, loro rimangono sempre un po' stupiti dal mio nome, no? Perché evidentemente non l'hanno sentito troppo spesso. E puntualmente mi fanno i complimenti, tipo questo di oggi mi fa: ciao Norina, wow, questo credo che sia in assoluto il nome più bello che abbia mai sentito nella mia vita. Cioè, al che mi viene il dubbio, non Andrea, so se lo dice per fare il per broccolo. fare il broccolo, quindi che ci stesse provando, o se lo pensa realmente. Ho trovato un video della CNN Del del terremoto. terremoto in studio. Aspettate, adesso lo metto in play. Big earthquake right now. Guardate la Grande scenografia come si terremoto. muove. Really strong shaker right now. È stato molto 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 forte. E per questo che ho avuto molto paura. Ma ho paura in generale qua perché anche l'Italia è una zona sismica, ma la California ha un problema ben più grosso dell'Italia per quanto riguarda il rischio sismico, i Ah, sì. terremoti. Perché ho letto che qualcuno diceva: ma no, dai, abituati, si tratta magari solo di ballare un po'. Non si tratta solo di ballare un po', perché Allora, qui vogliamo ci parlare sono della alcuni faglia di che, Sant'Andrea, sì, alcuni che parlano del Big One, il famoso che terremoto raserà al suolo l'intera che raderà California. solo l'intera California. Sì, ci sono alcuni che sono convinti del fatto che prima o poi la faglia di Sant'Andrea, con il continuo, come dire, Le due, sfregamento sulla placca ok, tettonica statunitense, prima o poi farà un grosso crack sì. E quel e crack lì cancellerà porterà tutto, via farà tutta la. tsunami e tutto Esatto. quanto. Però vabbè, ci sono altri invece che dicono che magari non succederà, che questi continui terremoti che ci sono costantemente Fanno sì che non avvenendo, ci sia che non questa ci sia scossa questa unica e grossa. improvvisa. Però sì. Quello di ieri Oddio, ne ho è trovati altri. stato quello di ieri è stato in assoluto. Loro sono abituati alle scosse, ci sono spesso volentieri qua le scosse, però No, senza non sono così, volentieri, no, ci sì, sono nel senso che ci spesso. sono spesso, però non sono così grosse, cioè non No. sono così forti. Quella di ieri è stata la più forte registrata dal No, 94. guarda, Quindi aspetta, non era proprio una quest'altra te la devo cosina. far vedere perché quella non era proprio un'immagine qua a LA. Questi due invece. È stata bella violenta. Quando siamo arrivati qua, ho preso questo phone al supermercato perché quello che avevo italiano non andava bene per la corrente che c'è qua, per il voltaggio, insomma. Vero? E come faceva la mamma a lisciarsi i capelli? Te li saresti Come? lisciati al triplo della durata, praticamente. Fantastico, li avevo tutti liscissimi. Vero? Come ho gli esemi, vero? Oddio, si gira. Vero? Un po' di tempo che sto pensando di tagliarli corti, cioè un taglio netto, perché da tantissimo tempo che ce li ho così lunghi. Ci Sì, vuoi prenotare? avevo fatto la frangia, ma non è tutto questo gran cambiamento. Mi sono stufata anche dalla frangia. Mimi, Mimi, Oli, Olivia, Olivia. Adesso andiamo a Venice Beach, che è un posto che non vi abbiamo ancora fatto vedere, bellissimo, molto bohemien, molto diversa da Santa Monica che invece è più chic, più elegante. Anche lì ci sono delle spiagge, delle viste meravigliose, stupende. Su questa strada lungo l'oceano ci sono un sacco di negozietti, Che strani. molto strani alcuni. Cioè non sono per niente dei. Vabbè, ovviamente c'è la gente che va sugli skateboard.
E sì, non sono per niente dei negozietti chic, anzi stanno giocando a tennis. Appena più avanti è un quartiere particolare. La parte della, la parte della, della spiaggia dove si palestra. Ah sì, sì è vero. Veramente troppo figo, ci sono tutte le mute da surf qua messe ad asciugare su tutti i paletti. Bellissimo, ti giuro. Guarda quelle ragazze, vorrei troppo essere brava anch'io. E si sta facendo mettere i rollerblade. Ma dai, impariamo in 2 secondi, ti insegno io. I graffiti, secondo me sono troppo carini. Anche il palazzo di per sé è molto particolare. Bello. È un hotel, no, è un ostello. Ostello, sì. Lo stesso palazzo dall'altra parte, il Cettaccio Venice. È bellissimo secondo me questo palazzo, splendido. È un graffitto veramente meraviglioso. Sembra quasi una foto, non sembra neanche un disegno, no? Ho trovato il termine per questa spiaggia, per Venice. È hippie, guardategli quante cose da hippie. Anche queste cose di Ah, già, già. Sì, ecco le cose usate. Ad Andrea è venuto voglia di andare sullo skateboard. Sì, a veder loro mi viene voglia di imparare. Solo che mi sa che se alla mia età ti metti cominci a romperti delle ossa e basta. Sì, anche secondo me. Ci fermiamo a prendere qualcosina in questo bar che sembra molto carino. È proprio qua sulla passeggiata. E si deve mangiare anche molto bene, a guardare i piatti degli altri sembrano buonissimi. Facciamo un altro pranzo. L'hamburger me lo prendo. Duplichiamo i pranzi. Cioè ci sono addirittura, come si chiamano quei così? Flop. Bellissimi, a me piacciono troppo, è troppo divertente. Black Coke di passaggio, fantastico. Bellissimo elicottero da guerra, adesso siamo arrivati sulla spiaggia proprio. C'è una distesa infinita di sabbia. Non finisce più. Intorno a noi c'è sabbia. È enorme questa spiaggia. È gigante davvero. E là praticamente. Dove? Non so se si riesce, però là c'è Santa Monica. Sì. È molto vicino a Venice Beach. Sì. E io preferisco Santa Monica. Oh sì, la mia fighetta. No, però qua è... è troppo rock per te. No, non è troppo rock, è troppo... Sì, è un po' troppo sballato. Oh, ho deciso di cambiare la macchina a noleggio, adesso prendo questa. Sì, sì. Ci piace? A voi piace? No, perché se non vi piace non la prendo, eh. Ma magari... Adesso ci fermiamo da Starbucks a prendere un caffettone. Onorina sta scrivendo il post per Instagram invece. Adesso scende anche lei, eccola lì che saluta. Esatto. Adesso appena finisce di scriverlo viene anche lei a prendere un caffè. Anzi, lei viene a fare la pipì da Starbucks. Left turn on South Burnside Avenue in 1.5 miles. Sono riuscito ad ottenere la Ralph Rewards Card, che sarebbe semplicemente la tessera per gli sconti del supermercato, che già è una gran cosa. Sono andato a prendere. Sì, esatto, perché adesso ho capito, l'uva di ieri 6 dollari col ciuffolo, perché con la tessera l'avremmo pagata la metà. Quindi in realtà loro ti incentivano a prendere la tessera ovunque tu vada. Infatti abbiamo già collezionato la CVS Card, la Ralph's Card e Whole Foods. Sì, quella di Whole Foods. Quella di Whole Foods dobbiamo fare. Comunque sono andato a prendere qualcosa perché volevo farmi un tramezzino stasera. E allora ho preso questo pane che è incredibilmente morbido. È una pagnottona di pane fresco, ma è morbidissimo. Hai trovato Philadelphia? Sì, Philadelphia, in confezione gigante, ovviamente. Eccolo qua.
anche lui era in offerta con la Ralph's Card. Questa è una cosa un po' triste invece, perché è l'unico formaggio grattugiato che sono riuscito a trovare ed è questo Parmesan Style Grated Topping, ed è finto formaggio grattugiato in realtà, perché vabbè, però insomma, meglio di niente. Ed è la lattuga per i tramezzini. Aspetta, e poi ho preso anche delle salsiccette di tacchino. Dove sono? Qua, eccole qui, buonissime. Per fare appunto i tramezzini, li voglio scottare un pochino, schiacciare per bene tipo salamella e metterle dentro. Guardate che belle le mie salsicciotte sul panino con il Philadelphia, che è un po' diverso perché è una mousse. Un po' di insalatina adesso. Uè, America, te lo do io lo sandwich. Guarda qua. Serata pulizia viso. Sì. Cosa fa quel tuo pastro lì? Niente, fa il topo come al solito. Fa il topo. Andrea li ha già provati. Sì. Ne ha già usati quanti? Tre? Due. E dice essere miracolosi. Sono miracolosi. Si guarda come sta bene sul tuo naso, sul mio naso ce ne volevano due. Cos'ha la mamma? Cosa la mamma in faccia? Cos'è? Non la riconoscono più. Cos'ha la mamma? Oddio. E parte la guerra. E parte la guerra. Fatti vedere. Sembra una che funzioni, perché da quando siamo qua con tutte le schifezze che abbiamo mangiato, la pelle è diventata bruttissima. Sembri una che si è appena rifatta il naso. Povera Olly. Poverina. Si sa difendere. Le morde il collo, povera piccola. Povera piccola. E su questa TV praticamente ci sono quanti canali? 2000. E da quando siamo qua non siamo ancora riusciti a guardare un film, perché non siamo ancora riusciti ad arrivare ai canali che trasmettono film, perché sono 2000 canali, quindi bisognerebbe passarli tutti quanti. Però in compenso ho trovato... E trovare quelli con i film. Ho trovato un canale che mi fa impazzire, che è proprio TV spazzatura al massimo. Oh, le trasmissioni. In trasmissione quelli che si menano, invitano lì le nostre due coppie. Lui che ha tradito lei e viceversa, e poi iniziano a menarsi. Sì, urlano tantissimo, e 100.000 volte peggio di Pomeriggio 5, ma 100.000 volte peggio, perché arrivano addirittura a picchiarsi, sì, a darsene. E poi è fintissimo, a volte che è finto, che fanno magari il test del DNA in diretta. Che per cammino. Vedere di chi è figlio veramente, no. Ma cosa fanno vedere qua gli americani? Ma cosa fanno vedere questi americani? Sono strani loro, sono strani. Anche lui è strano. Guarda dove sta Sammy. Guarda la TV da là in alto. Ma io voglio assolutamente andare a tagliarmi i capelli. Spero di avere il coraggio di farli come dico, perché praticamente ne devo tagliare L'80% di lunghezza, però sono stufa di averli così, di tenerli così, anche perché è inutile averli lunghi se poi ce li hai sempre legati, no? È un taglio corto quello che ho in mente, ma anche particolare, cioè non è un taglio pari. Aia, sulla punta del naso fa malissimo. Aia. A me fa male i lati. Vedi le lacrime, vedi? È terrificante. Wow, funziona? Cavoli, ne ho tolti un bel po', però soprattutto ai lati. Ma tu non ne hai quanti me, non c'è paragone. Soprattutto ai lati ne ho tolti. Adesso devo mettere il tonico. Sì. Che schifo. Cicciona, via, non annusare. Cosa fa? Ma cosa fa lui? Ma lei è una donna. Bisogna essere dei gentiluomini con le donne. Bravo, fai il gentleman. Gentleman. Please be a gentleman. Che faccia da scena. Ci mettiamo a guardare qualcosina, Olivia? Ci mettiamo a guardare la TV e poi andiamo a dormire? Lui sta impazzendo. Cioè, io non riesco tante volte a inquadrare cosa fa lui, perché è talmente pazzo che ogni volta punta la faccia e ci si butta contro. Vero? Guarda che carino. Esatto. Patatino. Buonanotte, fanciulle.
Buonanotte. Guardiamo la televisione nazionale ormai di 3 ore con questa chiusura di un allora sto facendo di tutto per farmi smettere di fare. Non è possibile, no? Adesso vuole. Guardiamo la televisione. Ma non sei carino se ti comporti così, però. Hai ragione, non sono carino. Please be a gentleman like Sammy. Come on. Come Sammy? No, no, no. E finisce qua il discorso. Non rendiamo questo vlog volgare, per favore. Non essere volgare. Niente, vi saluto. Colpa sua.